Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è l'apparato locomotore. L'apparato locomotore è un insieme di strutture anatomiche ben collegate tra loro. Da cosa è formato? È formato da due componenti che funzionano in stretta correlazione, uno attivo, il sistema muscolare, uno passivo, il sistema scheletrico. Sistema scheletrico. Lo scheletro umano alla nascita presenta circa 270 ossa. Da adulti alcune ossa si uniscono tra di loro e si riducono quindi a 206. L'apparato scheletrico è formato da ossa ed articolazioni e svolge la funzione di protezione. La funzione protettiva consiste nel difendere gli organi interni. Il cranio, ad esempio, protegge il cervello. La cassa toracica protegge cuore e polmoni. La colonna vertebrale difende il midollo spinale. Sostegno. La funzione di sostegno consiste nel dare stabilità al corpo e a posizionarlo in modo corretto nello spazio. Movimento. Il movimento del corpo è possibile grazie all'azione sinergica dei muscoli inseriti sulle ossa e dalle articolazioni. Il sistema scheletrico, oltre alle ossa, è formato dalle articolazioni. Le articolazioni sono strutture anatomiche che sono connesse da tessuti connettivi. Hanno la funzione di collegare tra loro due o più ossa. Sono formate da un tessuto fibroso cartilagineo. Andremo a vederle meglio nei prossimi video. Abbiamo quindi detto che l'apparato locomotore è formato oltre che dal sistema scheletrico anche dal sistema muscolare. Andiamo a vederlo. È formato dai muscoli, organi principali attivi che attraverso la loro contrazione sono responsabili del movimento. I muscoli sono collegati alle ossa e ognuno è formato da fibre muscolari che a loro volta sono suddivise in miofibrille. Oltre ai muscoli ci sono anche i tendini e i legamenti. Tendini. Sono delle strutture robuste che permettono ai muscoli di fissare le proprie estremità ad un osso o alla pelle. Hanno il compito di trasformare in movimento la forza generata dalla contrazione dei muscoli scheletrici. Legamenti. Sono delle strutture di tessuto connettivo fibroso che hanno la funzione di unire tra loro due ossa diverse o parti dello stesso osso. Sono molto resistenti ma poco elastici. Hanno la funzione di guidare e limitare i nostri movimenti, impedendo che traumi e sollecitazioni eccessive arrechino danni alle articolazioni. Come avete visto, l'apparato locomotore è importante perché forma l'impalcatura di sostegno per il nostro corpo. Senza di esso, il corpo si afflosserebbe su se stesso e ci muoveremo come dei molluschi. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.